Coach Munini, analisi di questa prima partita, la ripresa dopo la sosta natalizia. Dopo un break iniziale è riuscita la squadra a metterla su binari più agevoli e a controllare il risultato dall'inizio alla fine senza grosse preoccupazioni. Sì, sì, buona partita, sono contentissimo. Avevo detto due cose ai miei giocatori all'inizio, di non sottovalutare questa squadra che veniva, anche se a 6 punti, ma veniva da 2 vittorie, di cui una fuori casa a Castagnato, quindi una buona squadra. E l'hanno fatto, perché siamo scesi in campo subito intensi e concentrati. La seconda squadra, che continuo a ripetere, ripeterò sempre, la seconda cosa, scusate, è quella di giocare di squadra. E quindi abbiamo fatto anche questo, sono molto contento. Ad esempio vedere un Quaroni che distribuisse assi, palloni a tutti, così, è una cosa che mi fa molto piacere e che fa bene a tutti, alla squadra. Diciamo che dimostra anche l'intelligenza di questo ragazzo, chiaramente potrebbe andare tutte le volte a tirare lui, invece passa la palla, così come anche lo fanno anche gli altri, quindi, perché noi è chiaro che abbiamo un potenziale offensivo buono, è indubbio questo, però dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio. E c'è la volta, tipo stasera Cam ha fatto mi sembra 25 punti, la volta dopo li farà magari un altro, piuttosto che a turno, e quindi i giocatori mi hanno ascoltato e sono contento, niente da dire, abbiamo giocato bene. Anche in difesa, che di solito noi insomma è un po' così, anche stasera abbiamo difeso, stati molto bene e mi fa piacere, anche perché è su quello che si costruisce tutto. Come anche a Viadana abbiamo vinto con la difesa, anche stasera, pur giocando anche bene in attacco, abbiamo fatto 99 punti, però abbiamo anche difeso bene. Insomma. Oltre alla prestazione odierna, cosa si attende in questo 2014 dalla sua squadra? Magari anche in un solo aggettivo, una definizione così. Al volo. L'obiettivo minimo, l'ho già detto anche ad altri colleghi vostri, insomma fare i playoff, l'obiettivo minimo, speriamo di farsela, però non dobbiamo pensare troppo, ma perché se è ancora lunga, abbiamo una partita ancora, poi finisce l'andata, poi abbiamo altre 15 partite, cioè dobbiamo continuare ad allenarsi, a giocare così, con voglia, intensità e obiettivamente, spero, mi auguro, come tutti quanti penso, l'obiettivo minimo è quello di arrivare tra i primi 4. E dove invece può e deve migliorare sotto quell'aspetto, secondo lei c'è un margine ampio di dobbiamo crescita? Dobbiamo migliorare in difesa, lavorare in difesa, gli automatismi, le cose. Poi adesso speriamo che rientri anche Paolo Moretti, chiaramente ci vorrà un po' di tempo, mi auguro che lunedì possa iniziare ad allenarsi, che comunque sarà un giocatore importante per noi, con la sua esperienza, la sua intensità. È chiaro che da 3 mesi che è fuori ci vorrà un po' di tempo, però sono anche contento dei ragazzi giovani che comunque stasera tutti hanno fatto la loro parte. Ci vuole un po' di pazienza, anche perché non è facile giocare in 12. Stasera li ha giocato tutti, ma non è sempre così facile, anche perché i giocatori diciamo anziani, i giocatori non è che non possono giocare durante le partite per far giocare i giovani, che poi dopo perdono anche l'intensità di forma per le prossime partite, quindi bisogna trovare un giusto equilibrio, quindi i giovani farli giocare, anche perché non sono 2, sono 4, quindi insomma riusciamo, come ha fatto stasera, secondo me tutti quanti hanno giocato e hanno fatto le loro cose. Li vedo orgogliosi e insomma sono contento, mi fa piacere. Perfetto, okay. Alla prossima. Allora, Mattia Maiocchi, ripresa dalle post pausa vittoriosa, prosegue la striscia positiva della squadra, sia per te che appunto per il team, una partita sotto tutti gli aspetti gratificante. Sì, sicuramente non c'è la miglior modo per cominciare l'anno con questa partita. Nonostante comunque la differenza che ci sono tra le due squadre in classifica, siamo entrati concentratissimi in campo, abbiamo subito dimostrato dal primo minuto infatti che volevamo vincere questa partita e non abbiamo mai calato l'intensità neanche nel secondo tempo, quando eravamo già sopra di parecchi punti, 20 punti, anche più di 20 punti. E tutta, è stato bello perché comunque tutti i 12 giocatori sono entrati in campo, hanno dato il loro contributo, chiunque, chi segnando, chi prendendo un rimbalzo, chi difendendo, chi rubando la palla, comunque è stato bello perché tutti i 12 abbiamo dato il nostro contributo per vincere. Rispetto alle precedenti prestazioni non ci sono stati nemmeno gli usuali blackout, soprattutto a livello difensivo, dove magari non si riusciva a fare quello che si voleva impostare nella metà campo offensiva e poi si concedeva molto agli avversari canestri facili senza opporre resistenza. In questo caso per tutti i 40 minuti, a dispetto del risultato, comunque l'intensità è stata continua. Certo, sì, comunque penso che sbagliando si impara, cioè, come proprio dice il detto, perché comunque anche partendo dalla difesa, oggi che nonostante i punti di differenza che c'erano tra le due squadre, abbiamo sempre
cercato di difendere al massimo, cercando di rubare il pallone e fare canestri veloci. Questo comunque dà autostima e carica la squadra e ci rende anche felici di giocare tutti insieme come una squadra unita, come organico, insomma. Quindi questa è la cosa bella. Le tue aspettative per la continuazione del campionato? Quali sono, sia in ambito personale che ovviamente anche di squadra? Ma toccando ferro, adesso stiamo vivendo un buon momento comunque di squadra complessivo, quindi spero e speriamo tutti di andare avanti per fare, comunque a noi fa piacere andare avanti così, comunque vincere, perché è sempre bello vincere, poi soprattutto per la gente di Vigevano che ci segue sempre, infatti ringraziamo anche i tifosi e vogliamo sempre che ci siano vicino a noi per cercare di agguantare i playoff, che adesso sono un passo, insomma. Allora, alla prossima intervista. Alla prossima. Col vice coach Tirelli possiamo fare un breve riepilogo della partita. Non siete entrati con la giusta aggressività, reduci da due buoni risultati, una striscia positiva, forse la pausa ha non ha consentito alla squadra di mantenere il ritmo consolidato negli ultimi due incontri. Sì, diciamo che la pausa ha un po' interrotto la nostra crescita. Chiaro che venire a Vigevano, pensare di vincere era un po' pretestuoso per quelle che sono le nostre caratteristiche di squadra. Però forse mi aspettavo una partita diversa. Cioè, se dovessi usare un termine caro al baseball, oggi avrei chiesto la manifesta inferiorità. Quindi, scusa, manifesta superiorità. Quindi, però diciamo che non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto per contrastare una squadra che forse è di una categoria superiore. A questo punto della stagione è chiaro che i valori sono questi, quindi cioè, noi dobbiamo pensare a partite per noi forse più abbordabili, ma partite come queste ci devono insegnare che comunque bisogna giocarsene sempre dall'inizio alla fine, quindi non soccombere come siamo oggi noi. Sì, è quello che è mancato sin dai primi minuti, una voglia di lottare su ogni diciamo possesso. Diciamo che è mancato un atteggiamento aggressivo, è nel DNA di Vigevano essere, negli anni quando venivo a giocare io qua, con Treviglio, Desio e così, cioè, è sempre stata una squadra che comunque che ha fatto del gioco fisico duro, diciamo, la sua forza, anche pur avendo dei talenti notevoli in squadra, però è proprio della zona di Vigevano, diciamo. Noi siamo venuti con un atteggiamento un po' troppo, diciamo, molle, quindi è difficile dopo, durante la partita in corsa, riuscire a recuperare, oppure a, anche perché l'arbitraggio poi tiene il metro della squadra che è avanti, quindi Vigevano aggressiva, noi un po' molli, appena cominciamo a diventare aggressivi noi è chiaro che l'arbitro fischia, quindi cioè, è una legge non scritta, però c'è. Quindi Vigevano è un'ottima squadra, noi dobbiamo crescere ancora tanto tanto tanto. Quindi tutto da resettare e continuare a cercare di fare i punti contro le vostre dirette avversarie. Contro le squadre che comunque sono, diciamo, comunque vicine a noi in classifica, quindi cioè, guadagnare una posizione buona. È chiaro che il nostro obiettivo quest'anno è quello di consolidare il campionato, nel senso, cioè, dopo 16 anni Gussolo è riuscito ad arrivare finalmente alla Serie D, perlomeno cercare di mantenere la Serie D, quindi questo vuol dire non retrocedere, arrivare ai play-out e avere una buona posizione. Allora, in bocca al lupo per Grazie. Il vostro obiettivo. Siamo qua con Capitan Silocchi, una breve analisi della partita, sicuramente non soddisfacente in termini di risultato e di divario. Un approccio forse sin dai primi minuti non ottimale, non con la giusta grinta e voglia di comunque lottare su ogni possesso. Sicuramente è centrato il punto, siamo venuti qui un po' in vacanza dopo le festività, non eravamo ben allenati, di sicuro le due squadre lottano per due obiettivi completamente diversi, noi venivamo da diverse sconfitte in fila. Eravamo riusciti a chiudere il 2013 con due vittorie importanti, due scontri di salvezza, e quindi diciamo che siamo venuti qua consapevoli che sono altre le partite che dobbiamo vincere. Dispiace perché ovviamente nessuno è felice, tra l'altro la strada per venire qui è tanta,
io personalmente sono felice di essere venuto a giocare in questo palazzetto, anche se ovviamente preferivo, il clima era ottimo, preferivo una prestazione nostra diversa, ci stava la sconfitta, ma non così sonora e senza nemmeno provare a giocare. Sicuramente questo non fa piacere, ma come dicevi tu, la vostra prospettiva è differente dall'avversario odierno e i punti che dovete andare a conquistare sono magari su altri sono campi già da venerdì anche prossimo. Se un risultato utile e inaspettato diciamo estremamente sempre valido. Su 14 partite ne abbiamo vinte 3, di cui due con nostre pretendenti e una contro Castagnato, che comunque ha ambizioni da playoff anche loro, diciamo. Però eravamo arrivati là col piglio giusto, quello che dovevamo fare oggi, quindi se non mordiamo in difesa ovviamente fatichiamo già in attacco, noi siamo statisticamente il peggior attacco del campionato, anche stasera l'abbiamo dimostrato, però non possiamo concedere 99 punti comunque, noi non siamo messi male come medi punti difensivi, quindi oggi abbiamo completamente sbagliato la partita e abbiamo perso dopo 3 minuti e mezzo della partita. Da 16-4 dopo 3 minuti sì, eravamo 20-4. Perfetto, ottima correzione. Niente, allora alla prossima, ritorno. Grazie. E buon proseguimento di campionato. Ti ringrazio. Grazie a te.